Giovanni Francesco Barbieri, forse questo nome non vi dice niente, detto il Guercino, questo nome vi dice tanto, perché ci sono artisti che passano alla storia dell'arte o per la loro provenienza o per un loro difetto fisico. Il Guercino era strabico da un occhio e quindi è passato alla storia con lo stranome che gli è stato affibbiato. Ma non è l'unico caso, pensiamo a Giorgione, il pittore veneto. Perché Giorgione? Perché era un uomo molto grande. O pensiamo a Alessandro Jacopo Calvi, pittore dell'Ottocento, bravissimo, detto il sordino, perché era sordo, non sentiva. Tra l'altro il sordino diventa il biografo del Guercino, ironia della natura, ironia della storia dell'arte. Guercino vede da un occhio solo, molto probabilmente, ma questo non influisce sulla sua visione estatica della realtà e del mondo. E c'è un primo Guercino. Quello che vuol fare il Caravaggio, è il momento di Caravaggio, è il momento che va di moda Caravaggio, che racconta con irriverenza la realtà nuda e cruda dove personaggi umili vengono elevati a madonne o a piccoli bambini benedicenti. E quindi quando va Caravaggio lui vuol fare Caravaggio, lo vediamo benissimo nella Madonna col Passero, vediamo quanto è caravaggesco questo dipinto, dalla luce, dalla carne, da questo bambino a questa madre, che sono una madre normale, un bambino normale, che lui vuole elevare a quella madre, a quel bambino. Li possiamo quasi toccare, possiamo quasi sentirne il profumo. E c'è un gesto intimo che ci dice quanto la realtà sia importante in questo dipinto. Il bambino che tiene un filo di seta che porta alla zampetta del passero. Il bambino tiene il passero affinché non scappi con un filo di seta. O così come la Madonna con bambino benedicente. Ecco, una donna normale con un bambino normale che però porta in seno il suo destino, quella manina benedicente. Sappiamo già chi diventerà quel bambino. Così come Venere, Cupido e Marte, il dipinto di Guercino, uno dei più noti, dove Marte squarcia un teatro della realtà e trova Venere e Cupido che stanno tramando e stanno decidendo verso chi deve essere scoccata la freccia dell'arco dell'amore. Chi è il destinatario questa volta di questa freccia? Siamo noi. Venere indica al piccolo Cupido, noi spettatori che stiamo guardando il dipinto. Il piccolo Cupido tira l'arco nei nostri confronti, dobbiamo innamorarci noi, innamorarci della sua pittura, forse una congettura, però. Potrebbe anche essere. Così come la Madonna con il bambino e il libro. Guardate questo dettaglio, questa realtà. Una Madonna con un bambino, una donna con un bambino che tengono in mano un libro e il bambino prende le paginette di questo libro. Tanto a dire, la realtà deve essere preponderante rispetto all'idealizzazione. Poi il mondo cambia. Caravaggio e Lorenzo Lotto vengono dimenticati e si torna alla beatificazione, alle immagini idealizzate, quelle che portava avanti con grande fierezza Raffaello. E oggi c'è Guido Reni che la porta avanti. Nel momento in cui muore Guido Reni, qualcuno dice forse per speculazione, Guercino si infila in quel binario. C'aveva un libro dei conti, Guercino, dove segnava tutti i cupidi, le donne, le madonne vendute. Libro dei conti che è stato anche molto utile per ricostruirne la fortuna pittorica. Però prende un'altra strada, diventa pittore dell'idealizzazione e lo vediamo in San Giuseppe col bambino. Non è la madre col bambino, stavolta è il padre, San Giuseppe, il bambino gli dona un fiore e nel donare questo fiore però sono una visione statica, una visione cristallizzata di padre e figlio, così come Sant'Agnese. Guardate questa Sant'Agnese quanto è beatificata con l'agnello mistico in braccio, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. È già una santa e lo si vede già in queste immagini. Se si pensa all'Atlante di Guercino, si vede la cristallizzazione della fatica di reggere i destini del mondo. E questo Atlante sfodera tutta la sua fatica, che è la stessa che vediamo in quei due Atlanti all'ingresso di Canal Grande a Venezia, quando ci guardiamo sulla sinistra, Punta della Dogana, collezione permanente François Pinault, ristrutturata magistralmente da Tadao Ando. Vediamo quei due Atlanti che mostrano la stessa fatica che vuole mostrare Guercino nel suo dipinto. De Guercino ci vuole raccontare di persone normali che assumono sembianze epiche, bibliche o letterarie. Torquato Tasso. Quanto si ispira a Torquato Tasso, Guercino? Tantissimo, tant'è che arriva a mettere su tela dei passaggi della Gerusalemme liberata. Guardate questo. Da Tergo e se la avente il braccio prende, che già la fiera punta al petto stende. Eccola, la rappresentazione del Tasso su tela. La fa Guercino, senza reticenze e senza indugi. Non ha paura a farci vedere la realtà. Così come non ha paura a farci vedere l'idealizzazione. D'altronde ce lo ricorda Goethe quando nel suo viaggio in Italia vede per le prime volte le opere del Guercino, dice che Guercino è pittore intimamente probo, virilmente sano e senza rozzerie. Sì, non ci sono rozzerie in questi dipinti, c'è tutta la delicatezza della carne, così come c'è tutta la delicatezza dell'anima. Un uomo che non vedeva bene da un occhio, ma aveva una mente sterminata, che vedeva ben oltre quello che vedevano i comuni mortali e dava corpo
a quell'insegnamento che dice che la storia dell'arte deve mostrare ciò che non è visibile agli occhi. Ecco, Guercino ci era riuscito.